Allora, l'obiettivo di questo corso è quello ovviamente di avere delle conoscenze teoriche, delle abilità pratiche, degli schemi di comportamento. Quest'ultimo paragrafo, quest'ultimo appunto, schemi di comportamento significa avere proprio un protocollo, cioè sono questi gli schemi da fare e sono queste le cose da seguire. Non si va per testa, per altre vie, o forse è meglio fare questo. Gli schemi sono questi e si seguono questi schemi. Questo, qual è l'obiettivo principale? È prevenire il danno anossico cerebrale. Danno anossico cerebrale significa il danno che viene dalla mancanza di ossigeno al cervello. Questo è quando, in un soggetto in cui ovviamente risultano compromesse, risultano mancanti le funzioni di coscienza, la funzione dell'attività respiratoria, la funzione dell'attività circolatoria dell'intero organismo. Quindi cosa comprende? Comprende la prevenzione degli incidenti, il riconoscimento precoce e attento dell'arresto cardiaco, quindi respiratorio e cardiaco, tempestivo e efficace allarme che bisogna dare. Non solo, intervenire in prima persona per il supporto del respiro e del circolo. Effettuare, se c'è a disposizione, e spero ci sia presto, la defibrillazione precoce col defibrillatore. E quindi in ultimo, ed è quella la parte che, per cui insomma avete chiamato, però bisogna conoscere preventivamente le cose prima, il riconoscimento e il trattamento della ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Questo, abbiamo avuto un tragico caso qualche mese fa, uno o due mesi fa, se non erro, appunto di un bambino che è venuto fuori in televisione, un bambino che è morto per una mozzarella. Se qualcuno sapeva cosa fare, quel bambino stava ancora in mezzo a noi. Quindi vediamo che cosa comprende. Allora, questo corso, come tutto quello che andiamo a dire, è una catena. Dobbiamo immaginare una catena dove sono gli anelli legati saldamente tra di loro. Il primo anello di questa catena comprende. Scusa, mi dici, dimmi. Non lo spegni la luce. Il primo anello della catena comprende la prevenzione degli incidenti, quindi riconoscere e prevenire fino a monte gli incidenti. Effettuare una rianimazione cardiopolmonare precoce di emergenza. Dare un allarme in maniera precoce e tempestivo e in ultimo questo in pratica è far intervenire il 118, quindi un supporto avanzato per la defibrillazione precoce. Va bene? L'eziopatogenesi, quindi da che cosa è causato l'arresto cardiaco? Abbiamo una patologia respiratoria. È una patologia del sistema nervoso centrale e intossicazioni. Tutto questo comporta una insufficienza respiratoria. D'altro canto anche uno shock, quindi una mancanza inadeguata da tenere presente che, diciamo, in questo caso siamo fortunati, che l'arresto cardiaco da cause primitive, cioè da cause alla nascita, l'arresto cardiaco alla nascita è raro, è molto raro in età pediatrica. Detto questo, vediamo quali sono i pazienti pediatrici. Pazienti pediatrici abbiamo due tipi: il lattante comprende tutti i pazienti pediatrici che vanno da 0 a 1 anno, i bambini sono quelli che ovviamente vanno da un anno alla pubertà. Questo perché? Perché appunto le tecniche che andremo a imparare si differenziano in base all'età del bambino, sia che sia un lattante sia che sia un bambino. La sequenza di intervento del PBLSD sarebbe Pediatric Basic Life Support, e l'uso del defibrillatore che noi non abbiamo, speriamo di averlo più presto, comprende una serie di una sequenza di intervento. Ricordiamoci questo acronimo ABCD, dove A sta per Highway, che quindi comprende la
l'osservazione dell'apertura delle vie aeree. B sta per breathing, dove breathing sappiamo corrisponde al respiro. Corrisponde al respiro, dove per quindi corrisponde alla B. C sta per circulation, quindi per circolo, il circolo cardiaco, circolo sanguigno. D sta per defibrillation, quindi per la defibrillazione. La prima cosa da fare, prima di fare qualsiasi intervento, e questo ricordatelo bene, è una valutazione dell'ambiente. Scusate un attimo. Pronto? Pronto? Sì, sono io, ti faccio. Dimmi, Leo. Allora, la prima cosa da fare, ed è molto importante questo, è prima di intervenire, in qualsiasi circostanza che ci troviamo, è controllare l'ambiente, quindi valutare l'ambiente. Valutare l'ambiente significa renderci conto se, in questo caso il bambino, può essere anche un adulto, anche un anziano, prima di intervenire a prestare soccorso, se l'ambiente è sicuro. Ambiente sicuro significa non avere carichi pendenti sulla testa, delle fiamme che si avvicinano, corrente elettrica, tutto questo. Nel caso l'ambiente non è sicuro, noi non ci avviciniamo, non facciamo niente. Cioè, rendiamo l'ambiente prima sicuro, poi noi interveniamo. Come lo rendiamo l'ambiente sicuro? Chiamando i vigili del fuoco, chiamando i carabinieri, forze dell'ordine. Cioè, in modo tale da rendere sicuro l'ambiente, dopo intervenire noi. Altrimenti, qui sono raffigurate delle fiamme. Immaginate una casa in fiamme. Può esserci una persona all'interno e noi ci buttiamo dentro per salvare questa persona, occorre qualcun altro che ci viene a salvare noi e l'altra persona. Bene, quindi prima di fare tutto questo rendiamo sicuro l'ambiente. Abbiamo detto prima le vie aeree. Le vie aeree dobbiamo controllare, appunto, le vie aeree se sono libere, se il paziente respira. E valutare lo stato di coscienza, quindi si fa insieme con la valutazione delle vie aeree, valutare lo stato di coscienza. Questo come? Provocando uno stimolo verbale e doloroso dei pizzicotti a livello della base del collo, in questo caso al bambino che vediamo magari che è privo di coscienza, però non, fin quando lo vediamo non possiamo dire con sicurezza se è privo di coscienza o meno, fin quando non effettuiamo questa valutazione. Come viene fatta questa valutazione? Allora, avvicinandosi al bambino che vediamo per esempio a terra, lo chiamiamo bambino, prima da un orecchio, poi dall'altro, urlando ad alta voce, nel contempo dandogli un pizzicotto. Se vediamo che il bambino non risponde, allora passiamo al passo successivo. Quindi, vediamo, se lo stato di coscienza è assente, quindi il bambino non risponde, abbiamo la manovra, quella di chiamare subito aiuto senza abbandonare la vittima e richiedere subito un defibrillatore, se supponiamo che il bambino abbia oltre un anno di età. Se il bambino sappiamo che è cardiopatico, oppure all'improvviso ha perso conoscenza davanti a noi, oppure ci hanno detto all'improvviso, ma così ha perso conoscenza, senza perdere altro tempo, chiamiamo diretta subito il 118 e facendoci portare immediatamente un defibrillatore. Poi l'azione successiva è quella di posizionare il bambino, quindi lo dobbiamo allineare, metterlo in una certa posizione e instaurare la varietà delle vie aeree. Questo vediamo subito. Questo è schematizzato in pratica la testa e quindi le vie aeree del bambino, vedete il naso e la bocca così, che sono parzialmente ostruite. Come noi liberare? Sollevando il mento. La cosa più semplice è tenere sollevato il mento, se il bambino è superiore a un anno. Se invece è un lattante, quindi inferiore a un anno, da tenere, tenere solo una posizione neutra, quindi parallelo al piano di appoggio. Nel bambino abbiamo detto quindi sollevare il mento,
oppure effettuare una manovra un po' più articolata, un po' più difficoltosa nella sublussazione della mandibola, quindi sublussare la mandibola, toglierla dalla sua articolazione, portarla in avanti, così si liberano queste vie aeree. Noi ci limitiamo, nel caso nostro, nel caso di laici, appunto nel fare una modica estensione oppure nella posizione neutra del bambino. Passiamo alla fase successiva, quindi il respiro, quindi valutare se il bambino respira e come respira. Questo lo facciamo attraverso quest'altro acronimo, GAS, guardo, ascolto, sento. Tutto questo lo dobbiamo effettuare in 10 secondi, dove per guardo dobbiamo guardare il torace se si espande, il torace del bambino se si espande. Fate caso che il bambino qui è nudo, quindi se ha dei vestiti addosso cerchiamo di toglierli. Ci avviciniamo con la nostra faccia, con la guancia in pratica, vedete, a questa distanza, circa 4-5 cm dalla bocca del bambino, dall'avviso del bambino, in modo tale che con lo sguardo rivolto verso il torace possiamo guardare il torace, ascoltare il rumore respiratorio che viene dal bambino stesso e sentire l'umidità, quindi il calore che viene dal respiro stesso del bambino. Tutto questo lo dobbiamo fare entro 10 secondi. Valutato questo, ovviamente abbiamo due possibilità, se respiro è presente o se respiro assente. Se respiro è presente, manteniamo sempre la posizione, la perdita delle vie aeree e eventualmente lo mettiamo in una posizione di sicurezza. Se respiro invece è assente, ovviamente in questo se respiro è presente manteniamo questo, ma non è che qui ce ne andiamo, aspettiamo sempre che arrivi il 118. Se respiro invece è assente, dobbiamo effettuare 5 insufflazioni di soccorso, cioè la respirazione artificiale. Ventilazione artificiale che nella parte si effettua tramite bocca-naso. Essendo il viso del lattante piccolino, noi con la nostra bocca dobbiamo prendere, inglobare in pratica il naso e la bocca del bambino e fare delle respirazioni artificiali. Se invece è il bambino superiore a un anno, quindi parliamo di un bambino già un po' più cresciuto, la respirazione si effettua bocca a bocca. Chiude il naso. Eh? Si deve chiudere il naso. Questo sì, adesso lo vediamo. Questo chiaramente se abbiamo, come nella maggior parte dei casi, ci troviamo senza mezzi aggiuntivi. Nel caso in cui in macchina o nella borsa teniamo una maschera portatile che serve per fare queste manovre, adoperiamo la maschera. Ovviamente non credo che tutti quanti abbiamo il pallone di angolo nella borsa, però insomma se ci troviamo vicino a un pronto soccorso, vicino a un ospedale, facciamo arrivare qualcuno che ci aiuta con questo mezzo aggiuntivo, quindi con pallone e con la maschera. Quali sono le complicanze? Una ventilazione inefficace, noi vediamo che il torace non si espande, per quale motivo? Oppure vediamo che non sentiamo il rumore. Per quale motivo? Perché magari non abbiamo esteso bene la testa del bambino, quindi non c'è una insufficiente apertura delle vie aeree, oppure se abbiamo la maschera, oppure la nostra bocca per fare la ventilazione, non abbiamo una completa aderenza. Questo comporta una ventilazione inefficace, quindi un'ipoventilazione. Se invece al contrario facciamo un'insufflazione troppo rapida, troppo brusca, possiamo provocare una distensione, cioè il nostro respiro, una parte va nei bronchi e nella trachea, l'altra parte, la maggior parte va nel torace. Questo può provocare anche una distensione del torace, se è molto brusca, tenete presente che è un bambino ed è oppure un lattante che hanno le pareti sono molto sottili. Se è troppo brusca possiamo anche provocare un danno abbastanza pericoloso che è il pneumotorace. Dimmi. Ma come lo facciamo? Dobbiamo inalare noi l'aria e trattenerla e guidarla? Ovvio,
Noi come respiriamo? Cosa? Andiamo là. Ah, andiamo solo in metterla dentro. Il circolo. Come valutiamo il circolo sanguigno? La valutazione si effettua principalmente, vedete, sempre tenendo in posizione, qua parliamo nel lattante, posizione neutra del lattante, vedendo i segni vitali, quelli che sono i segni vitali del lattante. Quindi se ci sono dei movimenti, se c'è un'attività respiratoria oppure se presenta tosse. E caso sono presenti, questo lo valutiamo per 10 secondi, ovviamente c'è il circolo. Se i segni vitali sono presenti, quindi per cosa facciamo? Una ventilazione artificiale, per il paziente lo insuffiamo con una modica frequenza, con 20 insufflazioni al minuto. Se invece nel caso contrario i segni vitali sono assenti, quindi è un po' più pericolosa la faccenda, dobbiamo effettuare quelle che sono le compressioni toraciche, il massaggio cardiaco. Compressioni toraciche esterne si effettuano con un rapporto di 30 compressioni, quindi comprimere il torace per 30 volte, e con una frequenza di 100 compressioni al minuto, quindi devono essere abbastanza veloci. Sia negli adulti che nei bambini. Questo nei bambini. Nel lattante si usa una tecnica detta a due dita oppure a due mani. Vedete? Posizione neutra della testa, due dita sul torace, si effettuano queste compressioni, poi lo vediamo praticamente. Oppure due mani, in questo caso la testa si lascia libera così, però cercando di tenere su un piano orizzontale in modo tale che non si possa muovere, le dita, prendendo il torace piccolino, si effettuano queste compressioni. Nel bambino, dove il torace è un po' più grosso, il bambino un po' più cresciuto, quindi tutto è tutto proporzionato, usiamo una tecnica o a uno oppure a due mani. Una mano tenendo ferma in posizione in tensione la testa, con l'altra mano massaggiamo. Oppure con due mani direttamente, tenendo la testa libera per qualche secondo, massaggiando e poi rimettendola sempre in iperestensione. Il rapporto, ricordate sempre, 30 compressioni, 2 insufflazioni. La frequenza deve essere molto, molto veloce. Il torace si deve schiacciare di 4-5 cm. Ogni compressione deve corrispondere a un rilasciamento del torace. Ovviamente anche qui ci sono delle complicanze. Se effettuiamo una compressione troppo intensa, troppo brusca. Quali possono essere? Fratture esternali, che in quanto sono leggere non ci interessa niente, se tutto è finalizzato a salvare una vita. Oppure lesioni di organi interni, e qui dobbiamo stare un po' contenti. Quindi se facciamo delle compressioni troppo intense o troppo brusche, oppure mettiamo le mani in una sede scorretta, possiamo provocare questi danni. Oppure, al contrario, se le compressioni sono troppo superficiali, non facciamo una buona rianimazione cardiopulmonare. Questo è l'uso del defibrillatore. Per il momento questa è una parte che al momento non ci interessa, perché ovviamente non abbiamo defibrillatori, sperando che qualcuno al comune, ci fornisca di questo strumento. È uno strumento molto utile, un salvavita, bisogna saperlo usare. Quindi io salterei questa parte. Quindi, valutazione del rischio ambientale, via aerea. Quindi, valutazione dello stato di coscienza. Se il bambino non è cosciente, l'azione è quella di chiamare subito aiuto, facendoci portare il defibrillatore. Posizionare il bambino e instaurare la perfetta delle vie aeree. Che abbiamo detto, nel bambino oltre un anno modica iperestensione, nel lattante posizione neutra. Il respiro si valuta tramite attività respiratoria a gas per 10 secondi.
Se il bambino respira, lo mettiamo in una posizione di sicurezza, quindi su un lato, e controlliamo il respiro. Se il bambino non respira, cosa più grave, 5 ventilazioni di soccorso. Valutare il circolo significa la valutazione dei segni vitali per 10 secondi. Se il bambino ha segni vitali, quindi dei movimenti, respira o c'ha tosse, non ci accontaniamo, aspettiamo sempre che arrivi un'ambulanza e li pratichiamo però 20 insufflazioni al minuto. Se invece il bambino non ha segni vitali, la nostra azione sarà quella di compiere una adeguata rianimazione cardiopolmonare con un rapporto di 30 compressioni e 2 insufflazioni. Tutto chiaro? Se il bambino non ha segni vitali, l'azione sarà appunto rianimazione cardiopolmonare per un minuto, controllare il ritmo cardiaco. Qui ovviamente vedete che c'è vicino il defibrillatore. Se il ritmo, dopo aver fatto tutto questo, se il defibrillatore, perché il defibrillatore è uno strumento che parla, cioè interagisce con noi, ci dice di effettuare lo shock, effettuiamo lo shock e continuiamo subito dopo la rianimazione cardiopolmonare per altri 2 minuti fino alla ricomparsa dei segni vitali. Se invece lo shock non è indicato, il bambino rimane sempre incosciente, significa che non ci fa defibrillare, che non riconosce il ritmo defibrillare, qua parliamo di atleti. Cosa dobbiamo fare? Sempre una rianimazione cardiopolmonare per 2 minuti fino alla ricomparsa dei segni vitali. Se ricompaiono i segni vitali, dobbiamo andare a ritroso, quindi B, respiro, 20 ventilazioni al minuto e A, mantenere le vie aeree fin quando non arrivano altri soccorsi. Nell'andante, la valutazione sempre del rischio ambientale, valutazione dello stato di coscienza. Se non è cosciente, chiama aiuto, si posiziona il lattante, si instaura le terapie delle vie aeree. Si effettua la valutazione dell'attività respiratoria, quello che abbiamo detto prima, il gas, per 10 secondi, guardo, ascolto e sento. Se il lattante respira, l'azione sarà quella di controllare il respiro e metterlo in una posizione di sicurezza. Se il lattante invece non respira, andiamo a effettuare la manovra di rianimazione cardiopolmonare, effettuando subito 5 ventilazioni di soccorso. Se il lattante ha segni vitali, l'azione sarà quella di effettuare 20 insufflazioni al minuto senza allontanarci dal paziente. Se non ha segni vitali, rianimazione cardiopolmonare per 2 minuti, con un rapporto di 30 a 2. Breve riepilogo, dopo il primo minuto di rianimazione cardiopolmonare con 3 cicli, cioè dobbiamo ripeterlo 3 volte, 32, si allerta sempre il 118 se non è stato già fatto, se è disponibile un defibrillatore si posiziona il defibrillatore, se il defibrillatore non è disponibile continuiamo la rianimazione cardiopolmonare fino alla ricomparsa dei segni vitali, all'arrivo del soccorso avanzato oppure fino all'esaurimento fisico dei soccorritori. Quando proprio non ce la fanno più i soccorritori, perché anche a lungo andare diventa abbastanza stancante, proprio quando non ce la fanno più, allora siamo autorizzati a lasciare tutto. Quando devo stare? In genere dopo 20 minuti, mezz'ora, non ce la fai più, veramente. Non c'è probabilità che si riprenda il paziente dopo un quarto d'ora che non resiste. C'è la probabilità, certo, c'è la probabilità. Veniamo adesso all'argomento per cui quello credo sia più interessante per noi. Costruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Incidenza massima statisticamente è stata vista che va da 6 mesi a 2 anni. Gli oggetti più frequentemente coinvolti sono quelli ovviamente più a portata di mano del bambino, in genere sono giocattoli e cibo. Il grado di ostruzione può essere completa o incompleta. Se è incompleta, quindi parliamo di una ostruzione parziale delle vie aeree,
Il bambino riesce ancora a piangere, a tossire e a parlare. Il nostro compito quale sarà? Se interagire con il bambino, invitarlo a tossire, invitarlo a sforzarsi, a fare, e quindi incoraggiare il bambino a tossire, a mantenere la posizione a lui più comoda. Quindi il nostro compito, nel caso vediamo che il bambino ha ingoiato qualcosa, però riesce ancora a tossire, a parlare, invitarlo a tossire, cioè invitarlo a espellere da solo questo germe. Ma non gli provoca l'urto di vomito? No. Con il vomito viene buttato fuori. Quindi meglio. Se è possibile, somministriamo, cioè ce l'abbiamo, non credo che a tutti sia possibile, somministrare una fonte di ossigeno, magari dal naso. Se la dispnea ovviamente persiste, il bambino fa ancora fatica a respirare, se non l'abbiamo già fatto, chi abbiamo ancora il 118? Oppure lo portiamo direttamente in pronto soccorso. Quindi, quello nel caso è conto. Nella funzione completa delle vie aeree, il bambino non riesce a piangere, non riesce né a tossire né a parlare, comporta tutto questo, appunto questa ostruzione, una rapida chance, il bambino diventa subito scudo e volto. Allora dobbiamo intervenire in maniera pronta e rapida con le manovre di disostruzione. Queste manovre di disostruzione hanno la capacità di provocare un brusco aumento della pressione toracica all'interno del torace. Provocando questa pressione all'interno del torace, facciamo altro che fuoriuscire questo oggetto che ha ostruito tutto, tramite appunto una tosse artificiale. Ovviamente chiamiamo immediatamente il 118. Abbiamo sempre il lattante e il bambino. Parliamo del lattante. Nella ostruzione completa delle vie aeree nel lattante, la situazione è abbastanza drammatica. La posizione da fare, e lo vediamo subito, è tenere il lattante in posizione antideclino, cioè con la testa rivolta sotto, in questa posizione, afferrandogli lievemente la mano, tenendolo sotto così, dandogli 5 pacche, cioè 5 colpi abbastanza decise, abbastanza violenti, dietro la schiena, in maniera molto forte, molto decisa. Subito dopo queste 5 pacche lo rigiriamo, mettendolo sempre in questa posizione, e gli facciamo 5 compressioni toraciche. Ecco, se mi accade, mi dà una mano. Facciamo 8. Ossea, mai prenderlo così, sempre le basi ossee. Allora, viene posizionato in questo modo. La base ossea, 5 pacche dorsali a scivolamento. Noi parliamo sempre di bambino cosciente, perché se incosciente andiamo direttamente con le regge qui, come diceva il dottore. Si fanno a scivolamento. 1, 2, 3, 4 e 5. Mai di così, perché li possiamo prendere la luce. Via di una laterale. Se il corpo estraneo esce, noi ce ne accorgiamo particolarmente. Se invece il corpo estraneo non esce, lo rigidiamo, base ossea, osteo, spazio intermammellare con due diti, 1, 2, 3, 4 e 5. Se la stessa cosa non riesce, riproviamo fino a quando esce, fino a farlo uscire. Nel momento in cui il paziente diventa non è cosciente, iniziamo subito la rianimazione cardiopolmonare. Su questa fase parliamo sempre di bambino cosciente. Nel momento in cui diventa incosciente, andiamo direttamente alla rianimazione cardiopolmonare. Completo. Questa è costruzione completa. Costruzione completa. Quindi continuiamo, proprio come ha detto Giuseppe, continuiamo a fare tutto questo fino alla costruzione, fin quando il bambino tira fuori questo oggetto che ha ingerito, o fino a quando il lattante diventa incosciente.
Se il lattante diventa incosciente, passiamo poi all'altro caso quello di effettuare la rianimazione cardiopolmonare. Quindi lo adagiamo su un piano rigido e valutiamo tutto e iniziamo la rianimazione cardiopolmonare. Se la ostruzione completa di questo nel lattante, nel bambino è la stessa cosa. Come vedete, lo prendiamo sempre da sotto la mandibola. 5 pacche dorsali in maniera abbastanza decisa, in maniera abbastanza violenta. Ah, sì, tra alla stessa maniera, dando 5 pacche dorsali, vedete? In maniera abbastanza, io adesso sto facendo in maniera leggera, ma non adesso un po' più, fin quando tira fuori l'oggetto, e 5 compressioni subdiafragmatiche. Si effettuano queste 5 compressioni dal basso verso l'alto. Perché dobbiamo fare, come non so se avete presente, quando in una bottiglia di plastica c'è un poco d'acqua, c'è il tappo sopra, se noi andiamo a schiacciare sulla bottiglia, che cosa succede? Che l'acqua fuoriesce e il tappo esce fuori. Qui è la stessissima cosa. È la stessa cosa, dal basso sotto la gabbia toracica, dal basso verso l'alto, oppure ci sta un altro. Bravo. Poi ci sta un altro modo. Solo che dobbiamo avere più di una sicurezza. Convincere dal basso verso l'alto, spingere sopra. Però la manovra più esatta per chi non massimo queste cose è questa. Sempre dal basso verso l'alto. Questo no. Dal basso spingere verso l'alto. Cercando di arrivare sopra, in poche parole. Questo fin quando? Sempre, fino alla disostruzione o fino a quando il bambino diventa incosciente. Se diventa incosciente passiamo sempre a quello che abbiamo detto prima, lo adagiamo su un piano rigido ed effettuiamo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sono decisamente più difficili da fare. Scusa, dottor, una domanda. Parlava di posizione di insicurezza, è quella che abbiamo visto? Cioè lo direi dopo, lo diciamo dopo. Ah, a posto, bastante. La sequenza, quindi, si posiziona il paziente su un piano rigido, se diventa incosciente dopo aver fatto tutto quello e non riesce a tirar fuori l'oggetto, il bambino o il lattante diventa incosciente, si posiziona il bambino e il lattante su un piano rigido, si allerta sempre 118 senza abbandonare il paziente, si solleva la lingua o la mandibola, si osservano nelle vie aeree e si effettua lo svuotamento digitale. Se vediamo che questo oggetto con queste manovre è venuto fuori, insomma, sta nella cavità orale e siamo sicuri, solo se siamo sicuri di prendere questo oggetto, se siamo effettivamente sicuri di prendere questo oggetto, lo tiriamo fuori. Quindi deve essere un oggetto affiorante. Se vediamo che è un po' più all'interno, non andiamo lì a fare gli errori, perché lo manderemo ancora più giù. Si estende il capo, si eseguono 5 tentativi di ventilazione riposizionando il capo dopo ogni insufflazione se risulta inefficace. Iniziamo sempre la rianimazione cardiopolmonare senza effettuare altre valutazioni, cioè se vediamo che il bambino ha perso coscienza subito effettuiamo questa rianimazione cardiopolmonare per un minuto. Si allerta ovviamente sempre 118, si prosegue la rianimazione cardiopolmonare fin quando non arriva il soccorso avanzato. Beh, questo è il trauma. Domande? Quanto tempo può stare questo oggetto? Allora, se non passa l'aria, se non può stare pochissimo tempo, perché va in bradicardia e poi va in aria, quella è la cosa che abbiamo detto prima. E perciò se c'è il corpo estraneo, la respirazione non si fa. Se c'è un corpo estraneo, dobbiamo vedere se l'abbiamo tirato fuori questo corpo. Se diventa incosciente e sta ancora questo corpo estraneo, noi intanto dobbiamo fare prima le compressioni e due insufflazioni. Però facciamo prima le compressioni. L'insufflazione possiamo sempre effettuarla
se il corpo estraneo è dislocato al centro, quindi non respira per niente, facendo, si può muovere, noi intanto lo facciamo e si può muovere il corpo estraneo. Se si muove può andare in uno dei due bronchi, andando in uno dei due bronchi abbiamo sempre l'altro polmone che funziona. Quindi un grosso danno qui, successivamente in pronto soccorso, in sala operatoria, con il broncoscopio si toglie l'altro oggetto. Però intanto abbiamo un polmone che funziona. Il guaio è quando si ferma proprio al centro, oppure quando ostruisce tutte e due i bronchi principali. Allora lì c'è un guaio. Però una volta che l'abbiamo mosso, può andare al fine in uno e in un altro, meno male un polmone funziona. Una volta che ha tirato fuori si riprende da sorgere. Sì, una volta tirato fuori ovviamente farà delle manovre, farà delle riabilitazioni respiratorie, ma questa è una. Aspettiamo sempre il 118 gradi. Sì, dobbiamo sempre aspettare in ogni caso il 118 gradi. Allora, io direi velocemente. Ognuno di voi deve fare lo stare. Spazio intermammellare, centro del braccio, non ti puoi mai sbagliare. Sì. Per questo è importante spogliare. Sì, lo potevo mangiare. Ma un po' più sbagliato, non mi faccio così. Poi lo rigiro, continuo sempre. Allunga la gamba. Il braccio, poi ti braccio, la gamba. Aspetti che io lo a mano sempre la base ossea. È così. Allunghi questa gamba. Ok. E 5. Quindi veloce. Parliamo di movimento. Parliamo di quanto è cosciente. Sì, quanto sì, è cosciente? Sì. Quanto è cosciente? 1, 2. Cosciente devi fare il gas che dicevamo di quando, quando non è cosciente, quando così è cosciente, se non ancora e diventa poi incosciente, se il bambino diventa incosciente si mette su un piano di se non piange, non riesce non a seguire in vita, no? Non è spinta, se non è spinta per il gas, dobbiamo fare quello modo. Guarda, nel caso no, guarda, ascolta, se si pone su un piano rigido, questo pensiamo sia una cosa difficile da fare. La respirazione bocca a bocca. No, cioè, dico di no perché cioè, alla fine dei conti. Perché questo sembra dobbiamo, semplice. Dobbiamo pure, nel caso della tarda, con la nostra con le mascherine, come ce la potete sempre a prezzo. Dobbiamo insufflare due volte e 30 volte, quindi al contrario. Due volte, uno, due e tre. Allora, parliamo di lattantino bocca a bocca. Sì. Si prende nel ragazzo più grande bocca a bocca. Taglio della mano sulla testa, iperestendo, pinzo il naso e vado a insufflare. Lascio. Uno e lascio. Invece nel lattantino bocca a bocca naso. Io vado con la mia bocca, vado a prendere la bocca e il naso. Questa è la distinzione. Quindi una volta e poi si lascia. Allora, taglio sulla pressione. Iperestendo e vado a insufflare. C'hai un fazzolettino di carta? Tenga. Ovviamente questo va messo su un piano rigido, anche un tavolo è lungo a terra qui. Ma che l'avete attaccato già al catetere? Come? Il catetere l'avete messo al bambino. Allora, taglio della mano, per mantenere il naso, perché non si per non far rilevare che mettiamo. Iperestendo. Uno, lascio. E due, e 30 volte. E 30 come? Ne è lattante, con le dita quando è più grande con le mani. Bravo. Io penso di aver capito, siccome insegno nella scuola materna, sono terrorizzata da questo problema.
E quindi nel bimbo, che non è un lattante, già da dopo un anno la disfunzione del lattante del bimbo è una sola. Noi parliamo di lattantino da un giorno a un anno, è lattantino da un anno in su, è bambino. Già abbiamo il bambino. Allora è questo, dal basso verso l'alto, però tenendo sul pancino, così le mani, no, secondo me il pugno è più perché entra di più, entra di più. Allora facciamo vedere quella dell'adulto, che è molto più semplice. Lei bambino è la stessissima cosa. Michele, aspetta che papà ti immortala. Allora, semplicissimo. Oh, fai un bellico. Mano a C, se la volevo mettere. Io vado a fare questa da basso verso l'alto. Non li faccio, se no se li faccio male. Dal basso, invece al bambino è così, al contrario. Dal basso verso l'alto. Semplicissimo. Sì. E potete stare sicuri che fatta bene, si riesce nell'interno. Cioè sono piccoli, possono fare della giusta, possono salvare una vita umana. Io già in legge mi hanno fatto vedere tante cose, quindi io credo di aver capito molto, dipende questa volta che un movimento semplice. La cosa importante è queste banche, perché all'inizio cerca lui stesso di tossire, fin quando poi interviene lui, lo mettete il piano antidepino e gli date queste 5 pacche tossali. Già con queste 5 pacche tossali si ottiene fatto in maniera più. Ma il fatto di aver già visto un corso, secondo me, ti spinge a intervenire, perché tu pensi. Sì, quello sì, no? Cioè, la cosa importante è non andare a la cosa importante è che non parlare di quanti minuti di sa che cosa fare. Perché noi lo vediamo. Quelle cose ben cominciano, le ricordate, per come le semplicemente può provare con un mano e poi verde. Mettete una sedia là. Valutazione attività cardiocircolatoria, ricerca segni vitali per 10 secondi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repere e compressioni toraciche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Io vado a 15 a 2 perché sono cambiate le sue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedete così, viene sempre ferma la testa. 1, 2. Dopo un minuto di rianimazione cardiopolmonare, 5 cicli, con un rapporto di 15 compressioni e 2 ventilazioni, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 1, 2. Ricerca segni di circolo per 10 secondi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attivazione 118. La stessa cosa adesso la vediamo nel bambino. Dimostrazione pratica delle manovre di rianimazione cardiopolmonare nel bambino. Valutazione rapida del rischio ambientale. Valutazione stato di coscienza. Bambino, mi senti? Allarme generico. Aiuto, c'è un bambino che sta male, portate a andare. Posizionamento della vittima.
manovra per instaurare la proprietà del rilievo, ispezione carotale, valutazione attività respiratoria, gas 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 insufflazioni di soccorso. Osservate sempre se il torace si espande. 2, 3, 4, 5, valutazione, attività cardiocircolatoria e ricerca segni vitali, 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retere e compressioni toraciche. Un minuto di rianimazione cardiopulmonare con 5 cicli con un rapporto di 15 compressioni e 2 ventilazioni. E noi siamo a 30. 3, 4, 5, 6, 7, sempre 30, 8, dobbiamo 8, fare 10, 12, 13, 14, 15. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prima. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 5. Ricerca segni di circolo per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attivazione 118. Signora Lì. Ma riusciamo ad avvertire? No, lo facciamo prima noi. Bisogna che comunque 118, sì, 118 fa sempre che lo chiamate prima, se non lo vedete meno lo chiamate. Più che poi vedete, ma non si può fare. Ma sapete, quello già si vede subito. Se sì, ecco il definitore richiesto, il 118 arriva in 8 minuti. Scelta plastica e viaggio. 18, e intanto che arriva il 118 noi facciamo, riprovochiamo un aumento della pressione intratoracica. Vedete quello che abbiamo visto prima? 5 parti interscapolari energiche e 5 parti. Ma è scritto di portare il laser. Con via di fuga laterale, quello che abbiamo fatto prima. Si prende, quindi alterna a 5 compressioni subito diaframmatiche, alzando il diaframma facendo questo movimento. Questo fino a quando il bambino diventa, se non ha tirato fuori niente, fin quando diventa incosciente. Se quello che abbiamo fatto prima, la manovra compressioni subito diaframmatiche, è la manovra di Ehrlich, che deriva dal suo metodo che l'ha fatto. Quindi si alternano 5 pacche interscapolari, 5 compressioni subito diaframmatiche fino a quando l'oggetto è tirato fuori, oppure fino a quando il bambino diventa incosciente. Come abbiamo detto prima, effettuate bene, il 90% delle volte si tira fuori, quindi salta con la vita un bambino. Se queste manovre non dovessero fallire, il bambino diventa incosciente, viene presto incosciente. Se diventa incosciente, la sequenza è quella che abbiamo visto prima: si posiziona su un piano rigido, si chiama sempre 118, si estende il capo, una modica estensione, vedete,
si alterna, si solleva, cioè, vediamo nella cavità orale se il corpo è estraneo, lo possiamo prendere, siamo sicuri di farcela. Si eseguono 5 tentativi di insufflazione. Dopo l'insufflazione si riposiziona il capo. Si inizia la rianimazione cardiopolmonare, quello che abbiamo visto prima. Ovviamente chiamiamo in continuazione 118, senza abbandonare il paziente. Si prosegue la rianimazione cardiopolmonare in attesa che arrivi. Sempre a livello delle mammelle dei bambini, come abbiamo visto. Quindi, la cosa importante, non perdere la calma. Cerchiamo di tenere a mente questa sequenza operativa. Questi sono dei protocolli che vanno eseguiti così. Non facciamo che prendiamo il bambino, lo diciamo quelli che si facevano, lo vediamo nei film, non serve. Cerchiamoci sempre che il 118 sia stato chiamato e diamo... Questa è un'altra cosa che dobbiamo dire, quando si chiama il 118 diamo delle indicazioni precise. Indicazioni precise, innanzitutto presentarci, sono tesi e cali, il papà del bambino, eccetera. È successo questo, quello loro dicono, come se il bambino respira o non respira. Cioè, non sono domande inutili, sono domande che servono all'operatore della centrale operativa per poter utilizzare l'ambulanza nella maniera più idonea possibile. Dove si trova il bambino, dove si trova in casa con Riccardo, dove vi trovate? E anche qui date delle indicazioni precise. Ci troviamo in piazza Municipio, vicino al bar Fragena, per strada, indicazioni precise. Tante volte noi giriamo a vuoto con l'ambulanza perché non ci dicono, cioè, dove vi trovate? Facciate su, da dentro qua, ti do da dentro te. Cioè, in questa situazione è una perdita di tempo per il paziente stesso. Dato delle indicazioni, ci troviamo in piazza Municipio, San Paolo, vicino al bar Fragena, vicino al comune. Sono delle indicazioni precise. Mi trovo in casa, se invece piano, ci troviamo, al piano. Ci troviamo a San Paolo, qua, mezza alla strada. Ma è così. Quel panico. Allora, nel frattempo già dice San Paolo di Civitano, l'ambulanza già è partita, non si perde, già è partita per San Paolo, poi per strada, dicono, vicino al comune, e ci dirigiamo vicino al comune. Per questo non perdere la calma e dare delle indicazioni precise. Ovviamente, se appunto in mezzo alla strada c'è qualcuno che ha fatto dei corsi, oppure qualcuno che è più calmo, oppure sa fare determinate manovre, lasciamolo fare lui, prende lui in mano la situazione. Questo è Marco Spicciolini, l'avrete visto forse tante volte in televisione, e si occupa esclusivamente di questo. C'ha un suo sito internet, c'ha tutto. Questo è il suo sito internet, Croce Rossa che Passione. Una cosa abbastanza interessante, e però bisogna sapere. Dottor, ma io rifaccio la domanda, la posizione, mettere in posizione di sicurezza. Posizione di sicurezza, quando si mette in posizione laterale di sicurezza. Ho visto tutte e due le fotografie. Con una gamba un po' girata. Con la gamba a cavalletto. Allora la gamba a cavalletto. Ma questo per fargli mantenere, per non farlo ritornare in posizione supina. È una posizione che si effettua quando siamo sicuri che il paziente respira e quando siamo sicuri che ha il battito cardiaco. Però magari è ancora incosciente. Cioè, oppure sta ancora un buco confuso. Non ci allontaniamo, lo mettiamo in posizione laterale con la testa rivolta verso l'esterno, sì. In modo tale che se vomita o se tira fuori qualcosa lo butta all'esterno, se sta invece in questa posizione non lo riesce. Quindi in questa posizione con una gamba a cavallo, cioè serve tutto per farlo rimanere stabile. Sì, sì. Era questo, perché ho visto la gamba e mi ero chiesto se era la fotografia o era proprio la posizione. La posizione del paziente può rimanere così e non si muove. Grazie.